Dall'autunno scorso Gabicemare, al pari di tanti altri comuni della provincia, è stato spogliato del presidio di guardia medica territoriale a causa del trasversale depauperamento dell'organico di medici. Da ottobre la regione ha così convogliato ogni servizio sulla guardia medica di Pesaro, altrettanto impoverita di sanitari. Dopo mesi di battaglie per i ripristini, Gabicce ottiene un primo risultato in vista dell'estate. Chiaro che nel breve periodo ci siamo subito preoccupati di contattare l'assessore Saltamartini al fine di sollecitarlo con delle soluzioni, perché abbiamo proposto su sua sollecitazione delle soluzioni, appunto quello che ci stava particolarmente a cuore, perché è un servizio ormai che va avanti da tantissimi anni, quello di dotare la città di una guardia medica, di un presidio di guardia medica estiva, oltre che la presenza di un'ambulanza sempre durante il periodo invernale. Ho sollecitato anche il consigliere Biancani affinché presentasse una interrogazione in consiglio regionale. Dovrebbero garantirci per i mesi di luglio e agosto sia la guardia medica estiva che il servizio di ambulanza. È chiaro che per una città come Gabicce, che vive di turismo, tra i vari servizi che offriamo ai turisti c'è anche quello di avere anche una sicurezza sul piano sanitario. Per Andrea Biancani, consigliere regionale che ha caldeggiato il ripristino, è un primo risultato, ma non ci si accontenta. La risposta che mi è stata data l'altro giorno in aula è quella che comunque il servizio verrà garantito per i mesi di luglio e agosto. Noi avevamo chiesto dal mese di giugno, faremo di tutto per riuscire ad anticipare, ma già avere la garanzia per il mese di luglio e agosto mi sembra una buona risposta e anche una garanzia in più per tutte quelle persone che decidono di venire a passare le ferie estive nel nostro territorio. Pascuzzi invece guarda già oltre l'estate, invitando la politica a studiare proposte alternative. Crediamo, ma non sono io solo a crederlo, che la presenza di un presidio sanitario nel territorio sia fondamentale. Tant'è che poi andremo avanti anche sulle proposte, perché ci piacerebbe portare anche ad altri tipi di accordi, come ha fatto ad esempio con i comuni di confine con l'Emilia Romagna. Alcuni comuni dell'entroterra hanno sottoscritto delle convenzioni fra Regione Marche e Regione Emilia Romagna, che questa l'abbiamo proposta, l'andremo a valutare assieme all'assessore Saltamartini sulla possibilità di poter attivare questa convenzione, che ci permetterebbe anche di risolvere tutta una serie di problematiche legata a una terra di confine, perché di là del Tavollo, del fiume, c'è un punto di primo soccorso, quindi risolverebbe definitivamente tutto il problema dell'ambulanza anche durante il periodo invernale, perché c'è sempre stato questo problema che quando un cittadino chiama il servizio di ambulanza, spesso non arriva l'ambulanza più vicina, che per noi sarebbe quella che è presente presso il punto di primo soccorso a Cattolica. Arriva solo se c'è un codice importante, quindi un codice rosso, altrimenti bisogna aspettare che arrivi o da Pesaro o da Montecchio con tempi più lunghi.